Berlusconi doveva dare risposte più che a scilipoti ad imprenditori tipo questo che abbiamo intervistato. E poi apriamo la discussione. Io ho sempre fatto storicamente da famiglia solo opere pubbliche. E come si lavora con la pubblica amministrazione? Con la pubblica amministrazione, ora come ora, si lavora male. Il problema è il rallentamento dei pagamenti, sicuramente. È da maggio-giugno che stiamo lavorando e incasseremo, penso, ai primi mesi dell'anno prossimo. Questo significa che si comincia a fare un lavoro, poi dopo un tot di tempo si fa il primo stato di avanzamento Avanzamento dei lavori lavori. e lì la pubblica amministrazione dovrebbe pagare per la Entro prima 30 volta. giorni Questi dall'emissione del certificato di pagamento. 30 giorni in genere quanti diventano? Se va bene diventano 70-90. Se va male possono diventare 9, 10, 11, 12, 13 mesi, alcuni colleghi anche 13 mesi. Significa che io vado in banca a chiedere dei soldi per fare da banca allo Stato. Con la mano sinistra devo fare da banca allo Stato e con la mano destra lo Stato mi domanda tutto e subito. Io il 16 del mese devo pagare i contributi. Se non pago i contributi, li pago il 17 mi arriva una penale, se li pago un giorno dopo mi arriva una penale. Quello che in questo momento mi sento di dire che mi pesa di più non è tanto la crisi, che è vero che è mondiale, è che mi è stata tolta la possibilità di fare l'imprenditore. Come fai a fare l'imprenditore nel nulla? Un sostegno dalle banche, soprattutto le banche locali, ma delle banche c'è stato fino adesso, più costoso, più oneroso, più diffidenti. Quello che tutti noi ci domandiamo è quanto reggerà questo sostegno. Perché abbiamo un'attività che senza il supporto delle banche non può assolutamente reggere. E che cosa vuol dire quindi? Che i soldi nell'impresa chi ce li deve mettere? Lei, dal suo patrimonio? Sì, ho già dato. Casa mia e qualcos'altro che mi aveva lasciato mio padre come garanzia. Perché lei ci ha messo anche le sue proprietà, ha impegnato tutto? Perché ho fatto l'errore più grande che può fare un imprenditore, che si innamora della propria azienda. Questa è una frase a effetto, cioè che detta da un imprenditore ad un imprenditore che si butta in politica è una distorsione. Video come questi fanno davvero arrabbiare. Arrabbiare non lo nascondo, dottor Ferrero, con lei in particolare. Perché? No, non sono dottore, grazie. Vabbè. Facevo l'operaio alla Fiat, quindi non ho studiato all'università. Vabbè, andiamo al punto della situazione. Mi fa arrabbiare perché la proposta che lei ha fatto prima è quella di applicare come risoluzione ai problemi economici dell'Italia la patrimoniale. Vede, imprenditori come questi, che magari fino a qualche anno fa avevano anche un buon reddito alle spalle, non sono i nemici contro cui combattere, ma sono quelli che non vanno tassati, ma vanno aiutati ad assumere nuove persone. Se noi li tassiamo, ancora di più sminuiamo il loro potere, non di guadagnare, ma di assumere. E sinceramente mi terrorizza che l'alternativa a Berlusconi, che sta governando in modo debole, e sta governando in modo debole, sia dare nuove tasse, ma non solo con Allora, Rifondazione Comunista, anche tutti gli altri centristi provano a Ferrero, e dopo patrimoniare. però voglio il commento su quel servizio, perché quel signore là, quell'imprenditore che abbiamo visto, è in studio e vediamo se riusciamo a convincerlo. Ferrero? Ma intanto il tassare i grandi patrimoni al di sopra di 1 milione di euro non vuol dire demolire lo spirito imprenditoriale. Ma non aiutarli No, no, sicuramente. aspetti, perché in Italia larga parte dei patrimoni accumulati sono accumulati da evasori fiscali che non hanno pagato un euro di tasse in tutta la vita e hanno messo in piedi i Panfili e tutto il resto. Quindi il fatto, il Scusi, però è un uno, po' ipocrita dire che se mi chiunque fa abbia un milione di finire, euro è un evasore. se no, non la finiamo scusi. più. No, no, io non penso che tutti coloro che possiedono più di 1 milione di euro hanno evaso le tasse, penso che ce n'è una buona percentuale e penso che. Mentre i lavoratori dipendenti pagano fino all'ultimo centesimo, altre categorie no, e quindi una tassa patrimoniale sarebbe una cosa utile da questo punto di vista. Secondo, in Italia la fascia più ricca della popolazione è cresciuta anche dentro la crisi, cioè dentro la crisi economica la parte più ricca della popolazione è diventata più ricca. Mentre la parte più povera si è ulteriormente impoverita. Io penso che ci sia un problema di giustizia sociale di prendere i soldi da sopra e metterli sotto.